dei doni messianici, del dono della salvezza, e ci fa conquistare quella gioia eterna che un giorno avremo nel cielo, quando sederemo al convito eterno, quando il Dio di ogni gioia ci darà la gioia piena, quando sparirà la morte, causa di tristezza, quando sarà vinta la morte, l'unica grande nemica ancora non vinta completamente, allora Dio esergerà ogni pianto dei nostri occhi, ogni tristezza sparirà, la tristezza che ci tormenta e che ci sente in questa vita sparirà, e noi saremo nella gioia eterna di Dio. E allora vi invito a vivere nella gioia. Chiediamo al Signore Gesù questa sera la guarigione delle lepre, delle 7 lepre, soprattutto la guarigione della tristezza. Tante volte noi siamo tristi per il passato, siamo tristi per il presente, siamo tristi per il futuro, ma non c'è motivo di tristezza, perché Dio distrugge il passato e presente nel nostro presente ed è presente nel nostro futuro. Dio è tutto per noi. Chiediamo al Signore allora questa completa liberazione all'insegno della gioia. I 10 lebbrosi si presentano a Gesù e si gridano e chiedono di essere mondati. Gesù si commuove davanti alla lebbra degli uomini. 10 lebbrosi, i 10 comandamenti di Dio, le 10 dita delle due mani. Ha un valore universale il numero 10. Sono tutte le lepre in questi 10 lebbrosi. E Gesù guarisce tutte le lepre degli uomini. Dei 10 lebbrosi, soltanto uno ritorna nella gioia, nella grande gioia, ce lo dice il testo, pieno di gioia, ritorna Gesù. Volgolante di gioia, perché si sente guarito. E Gesù dice: dove sono gli altri? No. Che forse non hanno guarito tutti? Gesù ci rivolge questa parola stasera: tutti voi siete stati guariti. E io, se volete, se vi date a me, anche questa sera vi guarisco. Con un cenno della mia volontà, voi tutti siete guariti dalla mia grazia. Più dovete gioire, voi stranieri, voi samaritani, venite, ringraziate me e gioite questa sera, perché io vi ho liberato dalla vostra lepra, perché avete incontrato me, colui che dà la guarigione, colui che dà la vita. Io, Signore Gesù, questa sera noi abbiamo incontrato te nel nostro cammino. Noi lebbrosi abbiamo gridato a te e tu ci hai detto: andate, mostratevi sacerdoti, siete guariti. Signore, col samaritano, noi questa sera torniamo ai tuoi piedi e vi diamo grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu mi hai guarito dalla morte. Alleluia. E adesso cantiamo la nostra guarigione. Ci alziamo e cantiamo a lui la nostra guarigione. Yari la maieri a noi,
quelli geni di invece lontana e sarete guariti. Voi siete in ama di filo, siete le rossi, lavatevi, nelle acque del Giordano, che sporcano del mio cuore, e sarete tutti guariti. Io li rinaiori mani, mi ridò anche io. Oh,
propria fede, sette angeli sono venuti qui con sette sacchi pieni di sporgizia che stanno portando fuori. Ringraziamo il Signore perché questa ha fatto la potenza di Dio. Non siamo stati noi a liberarci dalla lebbra perché da noi non possiamo guarirci, ma il Signore ha operato questo prodigio questa sera e almeno per questa sera siamo tutti mondi. Siamo così oggi in adorazione, e come il Samaritano tornò per benedire Gesù, oggi deve sbocciare in noi un senso di immensa gratitudine e di grande gioia. Dobbiamo tornare a Gesù e benedirlo, adorarlo, ringraziarlo di quello che ha fatto per la potenza del suo braccio. Non perché noi volevamo, ma perché lui ha fatto questo. Alleluia. Sempre benedetto nei secoli.